Buon pomeriggio dalla redazione del TGTN. Nel nostro telegiornale parleremo del primo maxi esodo dopo Ferragosto. Seguiremo insieme com'è l'andamento nel traffico sulle arterie principali della nostra regione. Parleremo anche del gran caldo e del fenomeno dei furti di appartamento. Ci sono cinque episodi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Uno a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, dove una donna è stata immobilizzata. Gli altri quattro invece sono nel Cosentino. Sentiremo ai nostri microfoni le parole del colonnello, il comandante provinciale dei Carabinieri Ferace. Parleremo ancora oggi degli effetti della manovra contro la crisi e sentiremo qual è la proposta che arriva dal comune più piccolo della Calabria, che è Panettieri. Dovrebbero esserci problemi anche per i piccoli tribunali. Vedremo perché. Adesso diamo uno sguardo ai titoli del nostro TG. In fuga dalle città strette nella morsa del caldo, per molti un weekend di partenze verso il mare o i monti alla ricerca di refrigerio. Traffico in aumento sulla statale 107 e sull'A3 per i primi rientri. Furti in casa, gli ultimi episodi registrati a Montaltofugo svaligiati. In poche ore quattro appartamenti. Si intensificano i controlli da parte delle forze dell'ordine, anche se il colonnello Ferace sottolinea non c'è nessun allarme, il fenomeno è in calo rispetto allo scorso anno. Gli amministratori di Panettieri, il comune più piccolo della Calabria, dicono no alla soppressione dei municipi con meno di 1000 abitanti. Siamo pronti a rinunciare alle nostre indennità, dicono, anche se gli sprechi sono altrove. Per ridurre i costi, il governo lavora alla chiusura dei tribunali con meno di 15 magistrati in Calabria a rischio rossano. Potrebbero perdere l'autonomia anche le sezioni distaccate dei tribunali di Scalea, Belvedere, Cetraro e Amantea, gli uffici dei giudici di pace. Mercoledì 24 agosto l'esordio del Cosenza in Coppa Italia contro l'Acri. Intanto nuovi arrivi nella squadra rosso-blu che continua gli allenamenti nel ritiro di San Giovanni in Fiore. Colonnina di Mercurio che questa notte ha fatto registrare i valori minimi intorno a 27 gradi, a Reggio Calabria 22 a Cosenza, 21 a Catanzaro. Insomma, un gran caldo in questi giorni accompagna la settimana di Ferragosto, settimana che coincide anche per molti con i primi rientri. Per chi resta in città, questi due giorni sono buoni per godersi un po' di relax sotto l'ombrellone o cercare un po' di refrigerio in Sila. Sono veramente poche le persone che rimangono nei capoluoghi. Sentiamo Emilia Canonaco. Previsioni rispettate in pieno, come è previsto fine settimana all'insegna del gran caldo. Il problema non sussiste per chi è in vacanza, che sia un tuffo in acqua o una passeggiata nei boschi, la calura di certo la si sopporta meglio. In città invece la musica cambia, specie se in casa non si è attrezzati per rinfrescare l'ambiente. A Cosenza, come documentano le immagini, per strada ci sono davvero poche persone, anche perché i negozi sono quasi tutti chiusi. Sono da mettere un po' a posto perché lunedì riapro. E allora ho incominciato a farmi un po' di lavoretto. Dopo quanti giorni riapre? Dopo 8 giorni. Fasce a rischio quando fa tutto questo caldo sono anziani e bambini, ma sia i primi che i secondi non abbiamo difficoltà ad incontrarli in giro e proprio all'ora di punta. Che fa per stare un po' più fresco? Faccio spesso la doccia. Il caldo come si combatte? Il caldo non si combatte bene perché è eccessivo. Quindi non mi pare che ci sia una difesa contro il caldo, a meno che uno non si metta in casa, ma per la strada non c'è difesa. Ma i bambini non soffrono? No, no, sono abituati a tutto. Sono abituati. Mai come in questi giorni di agosto la città è soprattutto di coloro che abitano fuori e che ritornano per fare visita ai familiari. Io di Cosenza però abitiamo fuori, a Ferrara. Siete tornati insomma sì, per un po' di... È d'obbligo. Sì. Ma rimanete in città, non vi siete spostati? Abbiamo i familiari al mare, però comunque avendo una casetta nostra qui a Cosenza approfittiamo di ricordarci i vecchi trascorsi. È piacevole stare qui o comunque c'è un po' di desolazione? Ma forse si costa di più la città. Siamo di Scalacieli, sì. Però si vive a Siena. Come mai a Cosenza? Cosenza siamo venuti a trovare la nonna.
quindi siamo a fare una passeggiata. Veniamo di Arma di Taggia, provincia d'Imperia. Come mai a Cosenza? C'ho mio fratello, sono venuto in vacanza a trovare mio fratello. Com'è questa città? Bellissima. Bella cittadina. Acqua per fronteggiare la calura? Sì, per i bambini e per noi. Che fate oggi? Giriamo. Fa un certo effetto, considerata la temperatura, a notare in questa vetrina capi già invernali. Il freddo però è ancora lontano, quindi meglio ristorarsi con qualcosa di fresco. Il tè freddo, latte di mandorla, granite di limone, di fragola. Allora, abbiamo sentito nelle interviste di Emilia Canonaco, c'è già chi pensa al rientro. In molti sono in viaggio proprio in queste ore. Vediamo subito qual è la situazione del traffico. Siamo in collegamento con la sede della Polizia Stradale di Cosenza. Buon pomeriggio. Pronto? Buonasera a voi dalla sezione Polizia Stradale di Cosenza. Allora, subito con le condizioni del traffico. Perfetto. In questo momento sulla 3 Salerno-Reggio Calabria e più precisamente dalla Mezza in direzione nord vi sono 7 km di coda. Invece sono presenti 3 km di coda a Tarsia dalla progressiva chilometrica 230 direzione nord, prima dell'area di servizio. Questo in autostrada. Invece in ambito di viabilità ordinaria e più precisamente sulla SS106 traffico intenso in ambedue direzioni. Traffico intenso anche sulla strada statale 107 Paola Crotone, dove sarà poi più sostenuto nelle ore serali tra Cosenza e Paola. Sulla SS18 traffico intenso nella tratto stradale tra Santa Maria del Cedro e Scalea, superiore al normale nel restante tratto della statale 18 fino a Falerna. Da precisare che nella progressiva chilometrica 338 più 800, più precisamente nella località Belmonte, il tratto di strada è di nuovo percorribile, teatro non la fa di un sinistro stradale. Si raccomanda a tutti di indossare cinture di sicurezza e fare uso del casco protettivo e più precisamente di moderare la velocità. Grazie mille allora. Salve, buonasera. Confermato quindi il weekend da Bollino Rosso per il primo controesodo delle vacanze estive. A proposito di vacanze, non sempre le sorprese sono liete, soprattutto al rientro. Parliamo del fenomeno dei topi di appartamento con una notizia di cronaca che arriva da Limbadi. Siamo quindi in provincia di Vibo, dove una donna è stata immobilizzata, imbavagliata e rapinata all'interno della sua abitazione di tutti i suoi averi. Il fatto si è verificato nella notte. Vittima una donna di 50 anni che vive da sola, ad agire una banda composta da 4 uomini che hanno agito in maniera fulminea penetrando nell'appartamento e mettendo a segno il colpo. L'accaduto è stato denunciato dalla vittima, una volta liberatasi, al comandante della stazione dei carabinieri di Limbadi. Alla luce dei primi elementi acquisiti dagli inquirenti si ipotizza che la rapina sia stata compiuta da un gruppo di persone del posto. E invece nel Cosentino nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 furti in appartamento a Taverna di Montalto Fugo. Il fenomeno però, sottolinea ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri Ferace, è in calo rispetto allo scorso anno. Sentiamo. Colonnello Ferace, come ogni mese d'agosto la città si svuota e i topi d'appartamento entrano inevitabilmente in azione. Sì, questo purtroppo è una triste circostanza che si verifica ormai da sempre, non solo a Cosenza ma in tutta Italia. Qualche topo d'appartamento approfitta dell'assenza dei padroni di casa per intrufolarsi. Devo dire che il fenomeno è in netta diminuzione perché soprattutto a Cosenza, nelle zone della provincia considerate non turistiche, la presenza di un servizio di prevenzione più insistente, più efficace ha dato evidentemente dei frutti, perché il fenomeno è considerato in grande diminuzione, tutto sommato fisiologico per una città come Cosenza. Qual è il quadro di questi ultimi giorni? Possiamo elencare degli episodi che si sono verificati? Ma in tutta la provincia devo dire che il Ferragosto è andato abbastanza bene, almeno finora non ci sono stati episodi particolarmente importanti da sottolineare. C'è stata qualche effervescenza, qualche,
qualche problema, soprattutto per discoteche, locali da ballo, stabilimenti balneari sul lungo la costa, dove qualche intemperanza ha avuto la meglio su un dispositivo che avevamo previsto a tutela delle vacanze dei cosentini e di quanti hanno affollato il litorale. Ciononostante, ripeto, anche in questa circostanza sono fenomeni che devo valutare in modo fisiologico su tutta la provincia e quindi sono abbastanza soddisfatto. L'episodio può capitare, l'episodio che è quello che magari incide sulla percezione della sicurezza, però tutto sommato sono convinto che questo periodo e queste vacanze siano passate in modo tranquillo finora. Un'ultima cosa, qualche settimana fa si è parlato di alcune tipologie di scippo che ricordano molto quello che avveniva qualche anno fa a Napoli, no? Anche questo rientra nel fisiologico. Nella mia Napoli queste cose accadono ancora oggi purtroppo, ma accadono, mi dicono, anche a Firenze, accadono a Roma, accadono a Milano, accadono dappertutto. La società occidentale si è evoluta e ha conosciuto e conosce fenomeni di involuzione anche nella criminalità organizzata e nella criminalità invece nella delinquenza comune. Il fenomeno dello scippo è un fenomeno fisiologico. L'incidenza di questo fenomeno sulla città di Cosenza non è significativa. Allora, un animatore turistico di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Briatico per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno compiuto una perquisizione nell'alloggio del giovane, hanno trovato 45 grammi di canapa indiana. Al termine degli accertamenti il giovane ha ottenuto gli arresti domiciliari. E continuiamo anche oggi il nostro viaggio nei piccoli comuni, quelli con meno di 1000 abitanti. Questa settimana Isabella Roccamo ha raccolto le testimonianze dei primi cittadini che dicono no ovviamente alla manovra prevista dal governo, manovra varata lo scorso 13 agosto e che prevede in sostanza la soppressione dei piccoli comuni e l'accorpamento. A Panettieri, che è un comune che conta 360 abitanti, e gli amministratori locali sono pronti a rinunciare alle indennità, ma dicono gli sprechi sono altrove. Sentiamo. 364 abitanti, Panettieri, il comune più piccolo della Calabria, è tra i 74 centri della nostra regione che in base al decreto del governo rischiano la soppressione o l'accorpamento. Bisogna tagliare i costi della politica, così la scure si abbatte sui comuni con meno di 1000 abitanti, ma secondo gli amministratori di questi piccoli centri non è questa la strada per risanare i conti pubblici e il vice sindaco di Panettieri, Salvatore Parrotta, lancia una provocazione. La mia indennità, dice, è di 76 euro mensili, al sindaco vengono corrisposti 1000 euro, ma siamo pronti a rinunciarvi. Non abbiamo nessun problema a rinunciare sia il sindaco che gli assessori e consiglieri all'indennità, anche perché i costi della politica nel comune di Panettieri ammontano complessivamente a 22.000 euro per un anno. E invitiamo pure il ministro dell'economia Tremonti, visto che l'altra volta è venuto in Calabria e ha visitato le tratte ferroviarie e le strade, a venire a visitare questo piccolo comune e far vedere come gli amministratori quotidianamente sono al servizio delle persone e della collettività. Il comune ha un solo impiegato e si avvale di due ex lavoratori socialmente utili e spesso gli amministratori di Panettieri si rimboccano le maniche per ripulire le strade o le aree verdi per dare servizi ai cittadini. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio quotidianamente, poi quando si assiste ogni giorno a questi tagli indiscriminati e poi vediamo che questi parlamentari non si presentano nemmeno al Senato per votare questa crisi globale che esiste, ecco, ci sentiamo veramente mortificati. Anche Panettieri dunque si mobilita per scongiurare la soppressione del comune. Gli amministratori a loro spese stanno allestendo un pullman per partecipare a Roma alla manifestazione del 26 agosto indetta dall'Associazione dei Piccoli Comuni, centri che adesso vogliono far sentire forte la loro voce. Sicuramente devono cercare di ragionare, di trovare delle soluzioni, perché
Tagliare 1963 comuni significa ridurre la spesa di 13 parlamentari. E come lei ben sa e come lei è aggiornata, vede ogni giorno gli sprechi che ci sono da parte di questi parlamentari. Nei piccoli comuni c'è soltanto gente che cerca di dare assistenzialismo ai propri cittadini. A proposito di misure contro la crisi, questi sono gli effetti della manovra appena varata. Il neo ministro della giustizia, Nitto Palma, sta pensando invece ad un piano che preveda la riorganizzazione del comparto in vista ovviamente dei tagli. Provvedimento che prevede la chiusura dei tribunali che abbiano meno di 15 magistrati. In Calabria a rischio il tribunale di Rossano. Carmelo Idà. C'è Rossano tra i 63 piccoli tribunali italiani finiti nel mirino del governo che punta a risparmiare soldi cancellando gli uffici giudiziari sottodimensionati, una proposta tante volte avanzata e poi rientrata, ma questa potrebbe essere la volta buona perché la crisi incalza e bisogna tagliare i costi, in questo caso accorpando gli uffici. Si lavora alla chiusura, questo è il piano del neo ministro Nitto Palma, delle sedi con meno di 15 giudici, ma non solo, la scure di Roma potrebbe abbattersi sulle sezioni distaccate dei tribunali e sugli uffici dei giudici di pace. Rossano è in pole tra i palazzi di giustizia perché ha solo 13 magistrati in servizio. Contro il provvedimento, al vaglio del Consiglio dei Ministri, si è già dichiarato contrario un agguerrito gruppo di parlamentari. Protesta bipartisan con il calabrese Giovanni Dima a guidare la fronda. Il deputato dice Rossano non si tocca. Roma pensa a come razionalizzare rimodulando l'impiego delle risorse umane, magistrati ma anche personale delle cancellerie. 220 delle 300 sezioni distaccate di tribunale, ad esempio Scalea in provincia di Cosenza, potrebbero andare verso la riunificazione con le sedi di riferimento, Paola nel caso della città dell'Alto Tirreno. Lo stesso destino toccherà a 681 degli 846 uffici dei giudici di pace nelle sedi senza tribunale e senza procura. Scalea, Belvedere, Cetraro ed Amantea, anche in questo caso, potrebbero perdere l'autonomia sempre a beneficio del tribunale di Paola. Tutto per risparmiare 80 milioni di euro all'anno su scala nazionale di spese di fitto dei locali, luce, acqua, gas, pulizie, vigilanza, manutenzioni degli immobili, soldi che, assicura il governo, saranno investiti per consentire a tribunali e procure di lavorare al meglio e di poter avere la necessaria dotazione di materiali e mezzi, carta per atti e fotocopie, benzina per le auto su tutto. I giudici di pace potrebbero essere salvati dai comuni se gli enti locali pagheranno le spese di gestione degli uffici, ad eccezione naturalmente degli stipendi del personale, il Ministero della Giustizia concederà il mantenimento in autonomia delle sedi. È scattata in tutta Italia la mobilitazione per salvare Kate, la giovane nigeriana detenuta nel carcere di Castrovillari, che ha chiesto asilo politico per poter restare in Italia e non essere espulsa, evitare nel suo paese la lapidazione e la morte per il suo rifiuto di sposare una persona molto più grande di lei, di non volersi convertire alla religione musulmana. Promuovere la campagna umanitaria che va avanti da un mese è il leader del movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, che dopo aver ricevuto una lettera della ragazza con un'accorata richiesta di aiuto, giovedì scorso si è recato nel carcere di Castrovillari per incontrarla. Dopo l'interrogazione parlamentare bipartisan ai ministri dell'Interno Maroni e della Giustizia Nitto Palma, di 13 senatori oggi sono intervenuti in favore della giovane nigeriana la comunità di Sant'Egidio, il deputato del PDL SBAI, la CISL e l'Islam Moderato. La comunità di Sant'Egidio, con il suo portavoce Mario Marazziti, ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Da parte di tutti la richiesta unanime, evitare l'espulsione e salvare la vita della giovane Kate. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia con le immagini della Capitaneria di Porto, vi facciamo vedere un'esercitazione in mare. L'operazione Mare Sicuro va avanti ormai dall'inizio dell'estate e ha permesso di salvare oltre 60 persone. Vediamo. Prosegue l'operazione Mare Sicuro che Capitaneria di Porto di Vibo Marina e Guardia Costiera stanno portando avanti dall'inizio dell'estate. Anche se non ancora conclusa, alla giro di Boa di Ferragosto l'operazione mostra numeri tali da far comprenderne l'importanza. Con gli uomini della Guardia Costiera abbiamo vissuto in diretta un'esercitazione di soccorso in mare.
Abbiamo organizzato un'esercitazione di un uomo in mare che è cascato da un'imbarcazione da diporto, quindi un evento che si può realmente verificare, ed ecco quindi che la nostra imbarcazione di soccorso in mare, la Charlie Papa 808, che è la motovedetta più veloce perché è proprio idonea al soccorso in mare, si avvicina e attraverso una manovra rapidissima dovuta proprio anche alla sua elevata velocità, come potete vedere in tempo reale, si sta avvicinando rispondendo alla richiesta di soccorso del bagnante, e attraverso una manovra evolutiva anche molto molto rapida, perché questo tipo di imbarcazione appunto specifica per i soccorsi in mare ha un raggio evolutivo molto molto stretto, proprio per evitare che si possa perdere tempo. Non solo, ma è dotata anche di un sistema di crash stop, che è una fermata immediata in mare proprio per avvicinarsi il più possibile al naufrago. Ecco che adesso si è lanciato in mare un nostro militare brevettato al salvamento, quindi una persona specializzata per il salvataggio in mare, che raggiunge, ecco, lo ha raggiunto già in questo momento, e quindi attraverso la manovra di avvicinamento quindi lo intanto protegge, gli tiene la testa fuori dall'acqua, perché la cosa principale naturalmente è che non anneghi, e poi attraverso una manovra di accompagnamento piano piano lo avvicina all'imbarcazione per poi farlo salire attraverso la rete naufraghi che l'imbarcazione tra poco metterà in mare. Parliamo dell'operazione Mare Sicuro, che anche se non è conclusa già segnala qui alla Capitaneria di Porto di Vibo Marina numeri importanti. Sì, io segnalerei tra tutti il numero dei salvataggi effettuati. Noi abbiamo salvato dal 20 giugno, quindi dall'inizio dell'operazione Mare Sicuro, quindi solamente quest'estate, ben 63 persone nel compartimento, di cui il 50% sono praticamente bagnanti e il resto sono diportisti e scooteristi. Posso dire a tutti che effettivamente la professionalità della Guardia Costiera c'è e opera sul litorale vibonese per la salvaguardia della pubblica incolumità. E adesso andiamo a Cetraro per il Palio dei Rioni. Con Stefania Belvedere. È una delle manifestazioni popolari più importanti del Tirreno cosentino. Numerosi gli spettatori che ogni anno, in occasione della festa di San Benedetto, giungono a Cetraro per assistere al torneo dei Rioni. Una vera e propria sfida tra i quartieri del paese, che gareggiano e sfilano, ognuno con propri colori, vestiti e vestiti. I preparativi sono lunghi e meticolosi e la gara coinvolge tutta la popolazione con sfilati e momenti di folklore locale. La piazza è circondata da disegni su tela rappresentanti le principali caratteristiche del paese: San Benedetto, il porto, il Monte Serra, il Nettuno e tante altre raffigurazioni, e tutte le principali vie cittadine vengono addobbate a festa. Ragazzi, giovani, anziani, uomini e donne orgogliosi di appartenere al Rione si cimentano in varie competizioni sportive, vivendo momenti anche di rivalità, ma sempre animati da una sana concorrenza. E come in tutte le competizioni agonistiche, la regolarità delle gare nel torneo viene garantita ed assicurata da un'imparziale giuria formata da 3 membri e la presenza di altrettanti arbitri residenti in altre località. Una manifestazione che nasce nel 1986 con l'intento di stimolare lo spirito di quartiere, celebrando nello stesso tempo la loro unione. Dal 2009 il torneo è dedicato a Roberto Piazza, un ragazzo di 32 anni sposato e padre di 2 bambini, morto in seguito ad un arresto cardiaco proprio mentre partecipava a questa gara. Siamo allo sport, il calcio, il Cosenza, il ritiro a San Giovanni in Fiore, il primo esordio per la squadra in Coppa Italia mercoledì 24 con l'Acri. Franco Segreto. Inizia a prendere forma il nuovo Cosenza Calcio. Dopo gli arrivi del difensore ciano e del centrocampista under provenzano, nelle prossime ore potrebbe esserci il ritorno in rossoblù dell'esterno sinistro Maglione. Un under di prospettiva finito al Catania dopo il fallimento del 1914. Stefano Fiore e l'avvocato Aristide Leonetti sperano di concludere la trattativa prima possibile. Soddisfatto Aniello Parisi, che insieme ad Adriano Fiore farà da chioccia al giovane gruppo affidato al tecnico Patania. Sono contentissimo di essere qua, anzi ero emozionato come un bambino al primo allenamento. Mi fa piacere essere stato richiamato, della fiducia che mi hanno dato soprattutto la società, il direttore e anche l'allenatore.
adesso siamo qua, lavoriamo e cerchiamo di portare di nuovo l'entusiasmo nelle persone che hanno perso dopo questo ennesimo fallimento. Speriamo di ricambiare e di portare un po' di entusiasmo. Capitolo Manolo Moscero. Al telefono l'ex attaccante del Pisa, al momento sotto contratto col Grosseto in Serie B, spiega la sua posizione. Precisamente per il momento io, grazie a Dio, con il Cosenza abbiamo trovato l'accordo, è soltanto adesso che rimane il problema del Grosseto, come liberarmi. Spero che in questi giorni, penso a breve, inizio prossima settimana, si possa risolvere tutto. Quindi possiamo dire ai tifosi che tra lunedì e martedì dovrebbe andare in porto la trattativa? Sì, guarda, io sono in prima ad essere fiducioso, perché comunque, come ho detto prima, gli accordi sono trovati. Adesso sono solo problemi burocratici che speriamo di risolvere prima possibile. Non vedo l'ora, ecco, di vestire la maglia del Cosenza, perché per me, anche se in Serie D, rimane un sogno, ecco, giocare nella scuola della mia città. Il medico sociale sarà il giovane Alessio Cristiano, mentre l'ingegner Sirangelo curerà la parte logistica e della sicurezza dello stadio. Lunedì il sopralluogo della commissione di vigilanza. Confermata intanto per mercoledì 24 agosto la gara di Coppa Italia contro l'Acri al San Vito. E adesso le nostre pillole di economia, vediamo. Quello che è accaduto al nostro Paese nelle ultime settimane non è una novità assoluta. Vi è un precedente dal quale sono passati alcuni anni e che potrebbe non essere diciamo, presente nella memoria di tutti, soprattutto dei più giovani, che all'epoca non erano mai nati o non erano ancora nell'età della ragione. Mi riferisco a quello che accadde nel nostro Paese nel lontano 1992, quando esso fu preso di mira da parte della classe di speculatori con in testa il magnate Soros, che praticamente puntò sulla lira, come la vecchia lira italiana, come moneta debole, e sulle criticità del bilancio pubblico e quindi del deficit dello Stato, e su altri elementi anche di instabilità politica che aveva il Paese in quel periodo, per scatenare una vera e propria offensiva speculativa che costrinse l'Italia prima a uscire praticamente da quello che era il vecchio sistema monetario europeo, comunque una griglia di cambi nell'ambito dei partner europei, entro i quali all'epoca c'era il più e il meno 7%, noi optavamo per la griglia larga. Fummo costretti ad uscire e nottetempo, costretti praticamente a svalutare prima del 10% e qualche settimana dopo del 20% la nostra moneta. Poi fu varata quella legge finanziaria famosa, quel salasso da 100.000 miliardi di vecchie lire, che comprese pure il prelievo forzoso sui saldi di conto bancario. Anche all'epoca la Germania ebbe un andamento, direi, enigmatico, nel senso che subito ci aiutò, poi immediatamente revocò gli aiuti, ci impose, e fu un atto molto grave, di dare impegno parte delle nostre riserve auree perché quegli aiuti potessero continuare, e da ciò finì la Prima Repubblica. Andarono al potere i banchieri in questo paese. Ciampi si trovò in pochi anni da governatore della Banca d'Italia, prima presidente del Consiglio e poi a presidente della Repubblica. Credo che questo è uno scenario che non ci si possa risparmiare per i prossimi anni e che la classe politica farà bene a non replicare, perché vi è il fondato sospetto all'epoca che fra quel governo straniero, la Germania, che comunque ci vede come i competitor più importante, più pericoloso, più competitivo, e quella, diciamo,
generazione di banchieri ci fosse un feeling che proprio vicino agli interessi nazionali non fosse. Reagisca la classe politica, reagisca il ceto produttivo, reagisca il mondo del lavoro in generale, non abdichiamo a favore delle banche e dei loro governatori, perché credo non ne abbiamo né l'interesse e né dobbiamo subirne la pena. Un aggiornamento sulla notizia inerente all'incidente di cui vi abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale. Sono 8 le persone che sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave nell'incidente avvenuto a Belmonte Calabro. Nell'incidente avvenuto sulla statale 18 sono rimaste coinvolte 3 automobili. A causa dello scontro il traffico è momentaneamente bloccato per consentire l'intervento dei soccorritori. Sul posto sta operando una squadra dell'ANAS per la gestione della viabilità. E ora uno sguardo alle previsioni del tempo. Un minuto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.